La carità funziona, io sto in fila e aspetto il mio tozzo di pane, aspetto la mia coperta. Invece compartire, vedere arrivare gli aiuti e dividerseli è tutta un'altra cosa. La protezione civile dovrebbe fare quello per cui è denominata protezione civile, quindi l'intervento, prendano i soldi per questo. Il discorso è che loro entrano nella vita delle persone dirigendole. Non si possono fare assemblee, la gestione delle cucine è soltanto a carico dell'organo preposto, ci sono orari che devono essere rispettati e tentano sempre di escludere l'auto-organizzazione, perché con l'auto-organizzazione si crea coscienza, coscienza critica, coscienza di comunità. Se io ti faccio un campo e ti chiedo i documenti quando entri, quando esci, tu vivi una condizione di caserma, la sera non cerchi di stare insieme agli altri, perché comunque c'hai tantissime televisioni e qualsiasi cosa devi chiedere il permesso, che devi chiedere alla protezione civile di fare una festa. E molto spesso ti trovano mille problemi, molto spesso ti dicono qui non la possiamo fare. Quelle che ci fanno vedere in televisione sono feste organizzate dalla protezione civile per farsi belli loro, ma non è una roba spontanea che fanno le persone. Mentre la forma assembleare e la forma organizzata, tu non chiedi il permesso, tu collabori, tu sei parte integrante e decisiva per quel posto. Un esempio su tutti: a Camposanto, vicino a Camposanto, e non è un campo nostro, si sono occupati il campo sportivo. Abbiamo visto che la sera, specialmente nel venerdì e sabato, i ragazzi fanno le feste al campo. C'è un compleanno, lo si fa al campo. Io ho visto il 50° anniversario di un matrimonio di due anziani al campo. Realmente da una disgrazia si ricreano le condizioni per vivere una vita in comunità, ed è un valore che noi dobbiamo portarci nelle nostre case, perché noi siamo abituati a vivere nei condomini dove non ci si conosce con il vicino di casa, e questo non è un bene. Noi viviamo una condizione dove ci torniamo a casa, ci rinchiudiamo in quelle stanze, ci mettiamo la televisione e vediamo famiglie distruggersi in questa maniera. Non sai realmente chi ti vive accanto e perché e come. Quindi il discorso è che da una tragedia si può tirar fuori veramente qualcosa di buono, è realmente così.